Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere che caratteristiche deve avere il vostro tablet o PC per far funzionare il trucco di Pokémon Go. Allora, per vederlo andiamo su Info Dispositivo, versione software e sotto dobbiamo vedere la patch di sicurezza quando è aggiornata. Se è aggiornata dopo marzo 2017, il programma non funzionerà. In questo caso abbiamo la patch aggiornata a marzo 2016, infatti funzionerà. Andiamo ad aprire il nostro programma, in questo caso è Mock GPS, lo facciamo partire a San Francisco e facciamo partire Pokémon Go. Ecco che sta partendo il nostro Pokémon Go, sta caricando intanto. Qua la versione è l'ultima disponibile sul Play Store ad oggi, 8 agosto 2017. Eccoci qua a San Francisco. Come vedete, nessun errore di GPS o segnale GPS non funzionante. Possiamo muoverci liberamente. Vedete come sto muovendo il joystick. Possiamo combattere nelle palestre, andare per il Pokéstop. Insomma, possiamo fare tutto quello come se stessimo giocando realmente a San Francisco, quindi camminando, eccetera. Ecco qui, vedete, adesso stiamo andando verso un Pokéstop, in modo che vi faccio vedere che è veramente San Francisco. Eccoci arrivati. Vedete, City of Fog, San Francisco Mural. Questo trucco, se usato in maniera consona, non banna. Infatti, come potete vedere, io ho catturato Pokémon a Los Angeles piuttosto che, vabbè, a Milano, perché l'ho usato anche nella mia città. Un altro Pokémon che ho catturato a Los Angeles. Questo l'ho catturato a Milano. Andiamo su questo qua, su Doovoodoo, l'ho catturato sempre a Milano. Vedete, questo l'ho catturato a Tokyo. Come vi dicevo, il trucco va usato in maniera reale, nel senso, se oggi siamo a Los Angeles, non possiamo essere tra un'ora a San Francisco e via dicendo. Bisogna calcolare le tempistiche reali. E questo è tutto. Se vi è stato utile questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per i prossimi video. Un saluto, ragazzi.